Un caloroso saluto a tutti voi e un ringraziamento speciale dal Brasile a Giorgio Terziani. Ne maneggiamo oltre 12.000 litri al giorno senza neanche accorgerne. Non lo vediamo, ma c'è. E lavora instancabilmente tutta la vita con noi e per noi che invece ci rendiamo conto della sua esistenza solo quando viene a mancare. L'evoluzione dei viventi ha avuto corso grazie alla sua diffusione nella biosfera circa 1 miliardo di anni fa. E noi abbiamo sviluppato per averlo come nostro potente alleato l'apparato respiratorio, l'apparato circolatorio, il sangue, i globuli rossi, l'emoglobina e in ultimo i mitocondri, le nostre centraline energetiche. Parliamo dell'ossigeno, l'elemento della vita. In tema di benessere cellulare siamo orgogliosi di essere stati i primi in Italia, al mondo, grazie a Cellfood, a parlare di modulatori dell'ossigeno, mentre tutti parlavano solo di nutrienti, vitamine, sali minerali. Ossigeno dall'aria, idrogeno dal cibo, è da sempre il nostro slogan, il paradigma della vita. In seguito abbiamo integrato questo concetto con lo slogan Un passo per il benessere, dove PASS è l'acronimo di Pool Antiossidante Sinergico Sistemico. Nonostante alcune inevitabili incomprensioni abbiamo continuato il nostro percorso e oggi finalmente possiamo affermare che sia la ricerca di base sia l'esperienza clinica ci hanno premiato. Siamo orgogliosi nel nostro piccolo di aver raggiunto anche noi un importante tassello del grande puzzle della biologia dell'ossigeno, incrociando nel nostro cammino almeno 2 premi Nobel, Otto Warburg nel 1931 e la triade Kaelin, Radcliffe e Semenza nel 2019. Esattamente 40 anni fa, nel 1982, Everett Story pubblicava Beyond Belief, divulgando al mondo intero i benefici della sua formula, che è alla base di Cellfood. L'occasione è propizia per scrivere qui, proprio a Bologna, una nuova e entusiasmante pagina di questa storia, alla luce delle conoscenze che nel frattempo si sono rese disponibili in un campo in così rapida evoluzione quale quello delle scienze della vita. Oggi sappiamo molte più cose sull'ossigeno rispetto a 20 anni fa, quando abbiamo iniziato a parlare di Cellfood in Italia. Gli scienziati hanno scoperto che il nostro organismo dispone di veri e propri sensori molecolari, in grado di percepire la presenza e i livelli di questo elemento, al fine di garantircene la disponibilità nelle più svariate condizioni metaboliche. Oggi possiamo valutare in vivo i livelli tissutali di ossigeno e visualizzarne addirittura i derivati reattivi grazie a sofisticate tecniche di imaging. Dal punto di vista biochimico, intanto, l'identikit dell'ossigeno si è arricchito di nuovi connotati, da quali sta emergendo sempre più la sua straordinaria versatilità di insostituibile elemento del sistema redox. Infatti, intervenendo in reazione di trasferimento di elettroni a coppie, l'ossigeno partecipa direttamente al metabolismo bioenergetico, sia al catabolismo, associato alla generazione di energia, sotto forma di ATP, sia all'anabolismo, correlato al dispendio di energia e alla ricostruzione di materia vivente. Prendendo parte invece a reazioni di trasferimento di singoli elettroni, l'ossigeno contribuisce alla generazione di particolari specie chimiche, spesso instabili, denominate specie reattive centrate sull'ossigeno, di cui sono note esempi i radicali liberi dell'ossigeno. Queste specie chimiche giocano un ruolo fondamentale nei processi omeostatici dell'organismo, essendo sfruttate dal nostro sistema redox per generare segnali tra le cellule e all'interno delle cellule, ovvero per proteggerci contro eventuali patogeni. Il benefico è un stress ossidativo da sostenere o almeno non bloccare. Tante cose sono cambiate, insomma, caro Giorgio, rispetto ai nostri primi incontri 20 anni fa. Nulla però è mutato nel nostro credo. Nel 2006, sulla rivista Hypoxia Medical Journal, ci assumemmo la responsabilità di parlare di un paradosso Cellfood per sottolineare come questa formulazione davvero unica sia in grado da un lato di aumentare la biodisponibilità di ossigeno e dall'altro limitare i potenziali effetti indesiderati di una sua disregolazione, il distress ossidativo da diagnosticare, prevenire, combattere. Le evidenze sperimentali e cliniche ci hanno dato ragione. Oggi è ben documentata la capacità di Cellfood di sostenere ambedue le funzioni attribuite all'ossigeno, sia quella bioenergetica, aumento della sintesi di ATP, sia quella regolatrice, controllo della funzione redox, in passato descritta come semplicemente antiossidante o antiradicalica.
Oggi, navigando su internet, possiamo constatare come Google, il motore di ricerca più potente al mondo, dedichi oltre 600.000 riferimenti a Safe Food. Google Scholar, che ha un taglio più scientifico, segnala almeno 250 citazioni. Infine, interrogando la banca dati biomedica più affidabile in ambito accademico, troviamo ben 8 lavori scientifici su Safe Food, tra cui un importante trial clinico controllato mediante randomizzazione. Safe Food è il risultato di oltre mezzo secolo di ricerche e sperimentazioni. La sua formula, ovvero la soluzione contenente i principi attivi che sono alla base, fu creata da Everett Story, definito a quanto sembra un genio dal grande fisico Albert Einstein. All'indomani del secondo conflitto mondiale, Story, come era già accaduto per Bernard Nobel, sentì forte il bisogno di orientare tutti i suoi sforzi a migliorare le condizioni dell'umanità. Così, sfruttando le conoscenze acquisite sul deuterio, una variante isotopo stabile e non radioattiva del comune idrogeno, egli riuscì a ottenere agli inizi degli anni 50, con metodi completamente naturali, una forma stabile di questo elemento in forma salina, il solfato di deuterio, che, opportunamente arricchita di minerali, amminoacidi ed enzimi in traccia, chiamò deutrosulfazime, a sottolinearne l'assoluta peculiarità: deuterio, solfato ed enzimi. Ecco quello che Story scrisse testualmente in Beyond Belief. Safe Food scinde l'acqua in ossigeno e idrogeno e le singole cellule del corpo sono nutrite da un flusso costante di 78 elementi essenziali conservati liberi in soluzione grazie alla presenza di idrogeno e ossigeno allo stato libero, che determinano il processo di ossidazione e riduzione con una reazione a catena che elimina le tossine. I tessuti vengono ricostruiti e una buona nutrizione completa il processo. I minerali sono necessari al 95% delle funzioni quotidiane del nostro corpo. I minerali garantiscono la vitalità. Gran parte del contenuto di minerali naturali presenti in tracce è andato perduto nel cibo al giorno d'oggi per impoverimento, mancata rotazione dei raccolti e minore fertilità del terreno causata da alluvioni ed eccessiva irrigazione. Questo scriveva nel 1982. Queste affermazioni potrebbero sembrare delle eresie all'occhio della moderna nutraceutica, ma vanno inserite nel contesto dell'epoca in cui sono state scritte e soprattutto interpretate come tentativo di rendere accessibile a tutti dei postulati scientifici tuttora molto complessi. Da queste poche righe in realtà si può dedurre che già 40 anni fa Safe Food si presentava come un prodotto dotato di proprietà uniche, tali da anticipare i più moderni concetti di equilibrio redox, di essenzialità, di agricoltura ecosostenibile, quale base indispensabile per costruire il benessere dell'umanità intera. Safe Food è un integratore alimentare multifunzionale di natura colloidale, contenente disciolte in fase disperdente acquosa, una miscela complessa di amminoacidi, enzimi e oligoelementi, in particolare selenio, ricavati prevalentemente da alghe della specie Lithotam neocalcareum, noto da tempo per le sue proprietà antiossidanti, e da terreni ricchi in fossili appartenenti ad ecosistemi praticamente incontaminati. Un originale processo brevettato della durata di 9 mesi, che prevede l'arricchimento dell'iniziale estratto marino di Lithotam neocalcareum con ulteriori componenti minerali, quali il solfato di deuterio ottenuto dalle emanazioni vulcaniche di Geyser, conduce in definitiva alla cosiddetta formula Everett Story, indicata anche come deutrosulfazime, ripeto, letteralmente deuterio solfato ed enzimi, che è alla base del prodotto attualmente commercializzato come Safe Food. Safe Food rientra in una classe di integratore che ho recentemente caratterizzato, i gas ceutici. Un gas ceutico è anzitutto un nutraceutico, cioè un estratto, un derivato vegetale o animale in grado di modulare una funzione biologica e quindi potenzialmente utile nella prevenzione o cura di una malattia. Rispetto ad un comune nutraceutico, il gas ceutico è in grado di modulare, nell'ambito del suo raggio d'azione, l'effetto biologico del gas a cui è correlato. Tale azione modulante può consistere semplicemente nella induzione della sintesi e del rilascio, oppure nell'attivazione o nella inibizione di un effetto biologico del gas in questione, con conseguenti benefici per la salute in termini di recupero, ottimizzazione di performanze funzionali e quindi miglioramento del benessere. Safe Food può essere considerato specificamente come un ossigeno mimetico, ossia un gas ceutico in grado in qualche modo di riprodurre, sostenere o modulare l'azione biologica dell'ossigeno. A tal proposito è noto che gli effetti dell'ossigeno sono dovuti alla capacità di questa molecola di funzionare da accettore finale di elettroni provenienti dalle più svariate fonti metaboliche. A livello mitocondriale, per esempio, il 98-99% dell'ossigeno viene utilizzato per accettare elettroni in coppia, estratte dai vari nutrienti,
zuccheri, grassi e proteine, allo scopo di produrre energia chimica sotto forma di ATP, fosforilazione ossidativa. Ma il rimanente 1-2% del gas viene utilizzato per accettare elettroni singoli, con l'obiettivo di generare specie reattive ossidanti, perossido di idrogeno, radicale idrossile e i riducenti anione superossido, sfruttate per finalità adattative, difesa, signaling, detossificazioni. Evidenze sperimentali e cliniche hanno documentato la capacità di Cellfood di sostenere ambedue le funzioni attribuite all'ossigeno, sia quella bioenergetica, aumento della sintesi di ATP, sia quella regolatrice, controllo della funzione redox, in passato descritta semplicemente come antiossidante. Questo concetto integra ed amplia quello precedente di modulazione fisiologica dell'ossigeno on demand. È più recente infine l'ipotesi che Cellfood, attraverso la sua azione mirata ai mitocondri, possa indirettamente favorire la funzionalità del microbiota intestinale e prendere parte a meccanismi di regolazione epigenetica, un campo estremamente affascinante, con una ricerca costantemente in progress che vedrà sempre più protagonisti fenomeni e concetti biologici fondamentali, quali vie di segnale, fattori di trascrizione, DNA editing, riprogrammazione, telomeri e così via. Stress, stili di vita inadeguati ed inquinamento ambientale possono ridurre la biodisponibilità di ossigeno e depauperare le riserve di micronutrienti, provocando sofferenza cellulare, danni ai vasi sanguigni, disfunzione endoteliale ed alterazione della matrice extracellulare. Da qui mal di testa, insonnia, irritabilità, debolezza, digestione rallentata, aumentata suscettibilità alle infezioni ed altri disturbi in grado di compromettere il nostro benessere ed accelerare l'invecchiamento. Cellfood è il modulatore redox fisiologico disegnato per ottimizzare la biodisponibilità dell'ossigeno in funzione delle esigenze metaboliche cellulari. Esso è in grado di apportare preziosi micronutrienti, integrazione nutrizionale e rendere disponibile l'ossigeno in funzione delle necessità metaboliche cellulari on demand. In questo modo esso contribuisce al controllo sia del sistema redox, prevenzione e trattamento della sindrome da distress ossidativo, sia dell'equilibrio acido-base, prevenzione e trattamento della microacidosi tissutale. Inoltre, migliorando la funzione endoteliale e favorendo la rimozione dalla matrice extracellulare di liquidi in eccesso e prodotti indesiderati del metabolismo cellulare, tossine, favorisce gli scambi metabolici e la comunicazione tra le cellule. Quest'ultimo effetto si traduce in una ottimizzazione delle funzioni neurovegetative, endocrine e immunitarie, con rapida percezione di una piacevole e duratura sensazione di benessere e di energia. Alcune evidenze infine suggeriscono un potenziale favorevole effetto di Cellfood anche a livello dell'intestino e in modo particolare sul microbiota che popola la sua mucosa. Cellfood è suggerito come coadiuvante nel contesto di uno stile di vita salutare, alimentazione corretta, esercizio fisico adeguato in tutte le situazioni di carenza nutrizionale, da stress psicofisico, diete squilibrate, nei disturbi legati ad una ossigenazione insufficiente dei tessuti, esempio cefalea, difficoltà di concentrazione, astenia, nella sindrome da distress ossidativo che accompagna malattie infiammatorie, degenerative, metaboliche o che fa seguito all'assunzione di particolari farmaci, quali per esempio le formulazioni estroprogestiniche anticoncezionali, nella disfunzione endoteliale da patologie cardiovascolari, nei deficit immunitari, nelle intossicazioni croniche, per esempio da alcol o farmaci, nella sindrome da ipersensibilità chimica multipla, nella fibromialgia, nelle allergie alimentari, nelle disbiosi, nella sindrome da intestino permeabile, eccetera. Cellfood, infine, grazie alla sua potenziale capacità di ottimizzare la funzione mitocondriale e l'autofagia, è un insostituibile presidio nei moderni protocolli di invecchiamento di successo e nel supporto nutrizionale dell'attività sportiva, amatoriale o agonistica. Cellfood, creato per la somministrazione orale non sublinguale, può essere assunto a qualsiasi età. Agli adulti si suggerisce di assumere il prodotto prima dei tre pasti principali, dopo averlo diluito in un bicchiere d'acqua, possibilmente non quella erogata dai comuni rubinetti di casa, ma oligo minerale, preferibilmente a basso residuo fisso e pH super intorno a 6,5. Il dosaggio va aumentato progressivamente da 1 fino a un massimo di 8 gocce, 3 volte al giorno, massimo dosaggio quotidiano, quindi 24 gocce al giorno. Agli anziani si suggerisce di assumere da 2 a 4 gocce 3 volte al giorno, ai bambini infine fino a 14 anni una goccia al giorno per anno di età.
Su indicazione del medico, la posologia può essere eventualmente aumentata o adattata alle necessità. Inoltre, all'occorrenza, per soddisfare esigenze specifiche, esempio sindrome dolorose articolari, depressione, eccetera, è possibile associare il prodotto alle altre formulazioni della linea Selfood, anche se nessuna di queste da sola sostituisce negli effetti la formula base. Tra queste, consentitemi solo un flash sul Selfood Vitamina C Spray, tutta la potenza della vitamina C ready to use. Selfood Vitamina C Spray Orale è un integratore alimentare a base di Selfood con aggiunta di vitamina C, una sostanza biologicamente essenziale, ossia che il nostro organismo non è in grado di produrre e quindi deve assumerla necessariamente attraverso il cibo o, quando indicato, tramite un integratore specifico che la contenga, pena la comparsa di una sindrome carenziale, lo scorbuto. Grazie all'originale formulazione sublinguale e alle proprietà colloidali ed elettrocinetiche di Selfood, questa preparazione, bypassando il primo filtro epatico, garantisce alla vitamina C una biodisponibilità ottima. Sappiamo che la scarsa assunzione di frutta e verdure, cresciute peraltro in terreni frequentemente impoveriti da piogge acide e pesticidi, l'alcolismo, il tabagismo, l'uso protratto di certi farmaci, antibiotici, le perdite cospicue in seguito a cotture eccessive degli alimenti, molte malattie come la sindrome metabolica e la limitata possibilità di accumulo nell'organismo aumentano il rischio di sviluppare una carenza di vitamina C, anche nei cosiddetti paesi industrializzati. Si parla a riguardo di scorbuto intracellulare. Ebbene, Selfood Vitamina C Spray Orale, modulando i processi ossidoriduttivi, interviene nel controllo di numerose funzioni vitali. Infatti la vitamina C contribuisce alla rimozione diretta di specie reattive ossidanti, azione scavenger, favorisce il riciclo della vitamina E, consentendo ad essa di continuare a lavorare nel controllo dei processi perossidativi che tendono di danneggiare le lipoproteine circolanti e le membrane cellulari, e catalizza una serie di reazioni di idrossilazione essenziali per la sintesi di ossido nitrico, noradrenalino, ormone melanocito stimolante, collagene e carnitina. Grazie a reazioni di idrossilazione, inoltre, la vitamina C catalizza la rimozione di residui metilici sia dalla 5-metilcitosina del DNA sia dalla metillisina degli stoni che avvolgono il DNA. Attraverso questo meccanismo demetilazione non convenzionale, essa funziona quindi come un potente modulatore epigenetico, in grado di controllare la funzione immunitaria dei processi proliferativi. Degno di nota a tal riguardo il fatto che la vitamina C inibisce un importante fattore di trascrizione, il fattore inducibile dall'ipossia, che quando iperespresso favorisce lo sviluppo di fenotipi tumorali, in questo sinergizzando pienamente con Selfood. Selfood Vitamina C può essere usato nelle sindrome carenziali dovute ad un ridotto apporto e un'aumentata richiesta di vitamina C. In quanto potente modulatore del sistema redox, trova utile impiego nella prevenzione e nel controllo della sindrome da distress ossidativo associata ad oltre 100 malattie, quali l'aterosclerosi, l'ipertensione arteriosa, l'artrite reumatoide, la fibromialgia, il diabete mellito, le dislipidemie, la malattia di Alzheimer, eccetera. In quanto agente idrossilante, contribuisce al mantenimento della funzione endoteliale, sintesi di ossido nitrico e simpatica, sintesi di noradrenalina, potenzia l'attività mitocondriale, aiutando a bruciare i grassi, sintesi di carnitina. Inoltre, poiché stabilizza il collagene, sintesi di idrossilisina e idrossiprolina, è utile in tutte le situazioni cliniche, spesso su base nutrizionale, in cui il trofismo e o le proprietà biomeccaniche della pelle, delle mucose, per esempio gengivale, delle ossa, delle articolazioni, dei tendini e dei vasi sanguigni potrebbero essere compromessi. Infine, grazie alla sua funzione epigenetica, la vitamina C può aumentare la resistenza alle infezioni, nulla di più attuale. Degno di nota, anche se la classica sindrome da carenza di vitamina C, lo scorbuto, è da considerarsi abbastanza rara, almeno nei paesi occidentali, possono osservarsi ancora oggi in soggetti a rischio, quali gli anziani o le persone fragili, delle situazioni di deficit latente molto subdole, evidenziabili solo dosando questa vitamina nel plasma, 50-70 micromoli per litro, il valore normale. Questi soggetti possono avvantaggiarsi in modo speciale dell'assunzione di Selfood Vitamina C Spray Orale. Questo prodotto va nebulizzato direttamente sotto la lingua alla dose di 4 erogazioni da ripetere 3 volte al giorno. Per ottimizzare gli effetti si suggerisce di trattenere il liquido in bocca almeno 30 secondi prima di deglutire. Selfood Vitamina C Spray Orale va usato preferibilmente in associazione con la formulazione base a gocce, ma non sostituisce quest'ultima se utilizzato da solo. Concludo questo mio intervento con un'affermazione attribuita a Albert Zenz Gheorghe Nagyarpolt,
premio Nobel 1937 per la fisiologia medicina proprio per le sue ricerche sulla vitamina C. Ciò che muove la vita è una piccola corrente elettrica mantenuta dal sole. In tale contesto è il sistema redox a intercettare il flusso di elettroni attivato dal sole e a scomporlo con la complicità dell'ossigeno in una serie ordinata di reazione di ossidoriduzione che, grazie a una fine modulazione epigenetica, saranno sapientemente sfruttate per gestire in modo ottimale sia le risposte energetiche, trasferimenti bielettronici, sia le risposte adattative di difesa o di segnale, trasferimenti monoelettronici, alle sfide della vita. Grazie per l'attenzione.